Le bombe nucleari. Esatto. E qua c'è da preoccuparsi perché l'Aviano sappiamo benissimo che è un punto che è strategico per gli americani, quindi diventa strategico anche per chi vuole combatterli. C'è l'aeroporto che è il secondo più grande in Europa e abitare qua vicino è proprio il top. Il top. Loro, i militari, non parlano. Sono tranquilli. Non trapela nulla. Assolutamente no. Felici. E io sono molto felice quando vengo nel mio locale. Vedo movimenti di aerei nei cieli, probabilmente per l'addestramento. Giorni fa alla base hanno simulato un attacco nucleare contro un jet, scenario che sembra precedere un'escalation bellica. La notizia che anche la Svezia si è resa disponibile ad accogliere armi nucleari è vista come un segnale. Qui ad Aviano gli ordigni sarebbero una cinquantina, ma di ufficiale non c'è nulla. Ci sono, sì. Cioè, non è stato ufficializzato. Sono leggende, secondo me. Ho chiesto più volte al comandante della base e non mi ha mai risposto. Aspetto una sua mail. Ma secondo lei lo utilizzeranno sto nucleare? No, è tutta una strategia. Non ho il pensiero della guerra. È stato qualche anno fa, diversi anni fa ormai, quell'evento in Bosnia che chiaramente ha amplificato tutta l'attività della base, quindi insomma c'è una certa abitudine, gli avianesi ce l'hanno. C'è ancora gente che muore in Jugoslavia dei tumori per le radiazioni. E noi non siamo salvi sicuramente. Ed è giusto alimentare con le armi questo conflitto? Magari chiudere i rubinetti, però magari aiutarli in un'altra maniera, perché hanno bisogno anche loro, hanno bisogno della loro indipendenza. Si dovevano fare i loro quando è cominciata la guerra, quei due là, dovevano vedere loro due. Noi, l'Europa non c'entrava un tubo. E io penso che succede nel fine del mondo. Perché chi attacca a destra, chi attacca a sinistra, ci troviamo nella merda.